Buonasera ai nostri telespettatori, buonasera anche a Don Danilo Costantino che abbiamo in collegamento da un luogo molto particolare. Qualcosa possiamo intuire da quello che vediamo alle sue spalle, ma direi direttamente a lui, al parroco appunto di San Giovanni Valdarno, di spiegarci dove si trova e che cosa sta facendo in questo momento. Ciao a tutti, ciao Luca, ciao a coloro che si sono collegati, che ci stanno vedendo qui da Gerusalemme. Sono dentro le mura della città antica e in maniera particolare sono sulla Via Crucis, alla quarta stazione della Via Dolorosa, Gesù che incontra Maria sua madre. E non potevamo che partire da questa via per poter parlare anche del cammino che si fa qui a Gerusalemme, per poter arrivare fino al Santo Sepolcro e vedere quella tomba vuota che ha cambiato la storia del mondo. E sono felice di dirvi che questi giorni stanno passando in una maniera bella, ricca. E oggi abbiamo incontrato alcuni biblisti della custodia di Gerusalemme, che è appunto la custodia dei frati francescani, che ci hanno aiutato a comprendere il significato del Tempio all'interno dell'Antico e del Nuovo Testamento, e ci hanno parlato appunto del Tempio Nuovo che è Gesù, che non è soltanto il Dio con noi che ha preso dimora in mezzo a noi, ma che diventa Tempio vivo, dimora viva per la nostra vita e quindi diventa quell'unico corpo che noi siamo chiamati a vivere. Quindi capite che alla fine questo cammino per diventare guida di Terra Santa non è solo un cammino legato alle pietre che vediamo, ma soprattutto alle pietre vive che siamo noi. Da dove nasce questo desiderio di diventare guida di Terra Santa? Quali sono anche le cose più belle che hai potuto sperimentare in questi primi giorni di formazione? Ma guarda, la Terra Santa è fondamentale, è stata fondamentale per la mia vita fin dall'inizio, perché è partito addirittura da un pellegrinaggio qui in Terra Santa prima di entrare in seminario, poi è continuato nel tempo del seminario e anche da sacerdote. L'idea di poter portare a tanti altri pellegrini a vivere questa esperienza che ho vissuto io di conversione e di scelta, credo che sia il motore principale. In questi giorni, sicuramente l'incontro con la Terra mi ha fatto comprendere anche che ci sono tante cose nascoste. Tante cose che non sappiamo, tante cose che non ci arrivano attraverso i mass media e che tante volte non arrivano attraverso anche l'incontro che facciamo coi primi passi. Abbiamo bisogno di approfondire perché non soltanto abbiamo incontrato le istituzioni, ma abbiamo incontrato anche tante persone che vivono qui, che fanno fatica, come magari facciamo fatica noi nelle nostre nazioni, ma che fanno fatica a volte a vivere, ma che non si perdono d'animo. E poi abbiamo visto anche delle pietre nascoste e oggi mi ha colpito in maniera particolare l'incontro, cioè anzi l'entrata, la vista del portico e della facciata della Basilica Costantiniana del IV secolo, che era il muro da cui entravano tutti i pellegrini nei primi secoli, insomma da quando è stata costruita la basilica, che poi faceva entrare in quello che era la collinetta del Golgota e del Santo Sepolcro. Quindi capisci che vedere qualcosa che risale a quel tempo è veramente emozionante e cambia anche la nostra idea di storia, che è una storia che arriva fino a noi e che dobbiamo custodire. Quindi diventare guida di Terra Santa per me vuol dire anche custodire la memoria e custodire per tutti un'esperienza importantissima. Molte persone hanno anche paura a volte quando pensano alla Terra Santa, visto il conflitto che va avanti da decenni. Ecco, qual è la situazione attuale? Qual è anche l'importanza per la nostra fede, appunto, di farsi pellegrini in Terra Santa? Ma guarda, abbiamo incontrato ieri il nunzio, abbiamo incontrato il patriarca, abbiamo incontrato il custode di Terra Santa e ci hanno detto tutti delle difficoltà, ma ci hanno detto anche che l'unico modo per superare le difficoltà è far vedere a coloro che vivono qui, su queste terre, far vedere che non li abbiamo dimenticati e che noi siamo importanti per loro.
sappiamo anche che l'Italia ha un privilegio grande, diciamo, qui i palestinesi, ma comunque le comunità anche in Israele hanno un occhio per gli italiani grandissimo, perché non soltanto li aiutiamo nella vita quotidiana, ma gli diamo anche una speranza di fede che tante volte non vivono. Ecco, soprattutto in questi 2 anni in cui c'è stata una chiusura e quindi non ci sono stati pellegrinaggi, non ci sono stati gruppi, loro hanno sofferto questa chiusura e ci dicono oggi di ritornare. Quindi sicuramente anche questo incontro ci fa comprendere quanto loro abbiano bisogno di noi, così come noi abbiamo bisogno di questo luogo e di queste pietre, ma soprattutto di queste pietre vive. A volte quando uno si reca appunto in pellegrinaggio in Terra Santa lo vive in maniera molto anche frettolosa, purtroppo, cioè alternando sicuramente momenti di preghiera, liturgici, eccetera, però spesso un itinerario molto compresso che lascia fuori anche molte cose importanti. Ecco, qual è invece l'importanza di vedere, di capire, di conoscere la Terra Santa in una maniera più complessiva, ecco? Ma guarda, io ormai da diversi anni ho sperimentato anche vivere la Terra Santa in maniera molto lentamente, giorno per giorno, non soltanto con lo zaino in spalla e a piedi, ma anche vivendo dei pellegrinaggi dove invece che 6-7 giorni sono organizzati in 8-9 giorni, per dare più tempo anche soprattutto a quei momenti che sono fondamentali. Immagino il tempo nel Cenacolo, dove a volte passiamo pochissimo tempo, dargli veramente non soltanto qualche minuto, ma anche quella mezz'ora in più che ti cambia la vita, perché il Cenacolo, sappiamo, da lì è partito tutto, e Gesù ha fatto grandi cose in quel Cenacolo, la prima comunità si incontrava nel Cenacolo, però nello stesso tempo anche l'idea di dare più tempo al Golgota, luogo della crocifissione, così come dare un giorno intero alla risurrezione, cioè è lì che cambia giustamente poi l'organizzazione di un pellegrinaggio, e cambia anche l'esperienza di coloro che fanno il pellegrinaggio, dare quei minuti in più ai luoghi che hanno cambiato alla fine poi la nostra storia attraverso la fede nell'Eucaristia. Voi immaginate il Cenacolo, l'Eucaristia, la discesa dello Spirito Santo, il sacerdozio, la prima apparizione di Gesù, ma anche altre apparizioni, la prima comunità insieme a Maria. Capite il Cenacolo che cosa dice, e sappiamo anche tutte le difficoltà che ci sono in questi luoghi, perché ora magari non le sappiamo, ma il custode e a volte il patriarca ci hanno detto della fatica anche che ci sono nella coabitazione fra le fedi cristiane, ma anche la coabitazione fra le religioni. Quindi ecco, grande rispetto per il luogo, ma anche forza e non aver paura di dare più tempo al pellegrino per poter vivere i pilastri della nostra fede. In questo momento sei lungo la Via Crucis, quindi immagino questo faccia parte del programma della giornata di oggi. Ecco, ci puoi dire qualcosa su questo? Guarda, tutto giustamente parte da quel cammino della croce. Nella confusione di Gerusalemme, che aveva i suoi tempi, i suoi ritmi, la sua confusione, i suoi schiamazzi, le sue urla, il mercato, Gesù cambia la storia. Quindi vivere per l'ennesima volta una Via Crucis in mezzo alla confusione di Gerusalemme non ha veramente nessun prezzo, perché ti rendi conto di quanto il mondo non si sia curato di quello che stava accadendo, non si sia curato anche di quello che Gesù stava cambiando. Però ecco, il rischio a volte è che anche oggi si fanno grandi cose, ma il mondo non si rende conto di quello che sta facendo. Quindi ritornare a camminare per queste stazioni, per queste vie, ti fa comprendere come Gesù stesse facendo qualcosa di grande, e che l'ha fatto, e che noi oggi, camminando per queste strade, possiamo veramente fare qualcosa di grande dentro di noi. Io ho percepito questo, ogni volta che faccio la Via Crucis lo rivivo. Vivo quella confusione, ma anche quel silenzio di cui ho bisogno, di cui abbiamo tutti bisogno.
Bene, noi ne siamo convinti. Ringraziamo allora Don Danilo Costantino che abbiamo raggiunto in collegamento da Gerusalemme. Gli auguriamo un buon lavoro. Nella giornata di domani torneremo nuovamente a trovarlo. Grazie allora per essere stato con noi e grazie anche a voi tutti che ci avete seguito. Arrivederci. Grazie, ciao.